Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscolo e Vita. In questo video voglio rispondere ad una domanda che mi viene posta molto spesso ed è: ogni quanto devo cambiare un esercizio? Perché ad esempio abbiamo sentito tutti che in teoria dobbiamo cambiare molto spesso gli esercizi per scioccare il muscolo, per non far adattare il muscolo, e quindi dobbiamo cambiare esercizi, ripetizioni, i vari allenamenti che facciamo in palestra. Allora, che cos'è la verità? Lo sapete che ogni volta che cambiate un esercizio vi sembra di star facendo dei nuovi gains. Per quale motivo? Stai facendo panca piana, sei arrivato a un punto di stallo dove non riesci più ad aumentare la panca piana col bilanciere, magari, che ne so, 3 serie, 50 kg, 8 ripetizioni per ogni serie, non riesci più a progredire. Qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è: passa a un esercizio molto simile, ad esempio la panca piana con manubri, e vedrai che ritornerai a fare i progressi. Magari inizi con 30 kg di manubri al lato e tornerai a fare i progressi, e poi quando ritorni alla panca piana riesci a progredire, quindi hai superato questa fase di stallo. Cos'è che però dimostra la ricerca scientifica? Che in realtà quando tu cambi un esercizio, la prima proporzione di strength gains, ovvero diventi più forte, ma questo non è dovuto in realtà alla crescita muscolare in sé, bensì è dovuto a neural efficiency, ovvero il vostro corpo che sta imparando come fare il movimento. E proprio questo fatto del sistema centrale nervoso, dei neuroni e di come attivano il muscolo, è questo che comporta l'aumento di forza. Quindi in realtà nei primi 2-3 settimane di quando cambiate un esercizio e diventate più forti, in realtà non state mettendo su più massa muscolare, bensì state imparando come eseguire al meglio, nel modo più efficiente, quel nuovo movimento. E che solo dopo queste 2-3-4 settimane in cui avete fatto il massimo, avete imparato e la vostra efficienza nel fare il movimento è arrivata al massimo, è da lì che iniziate a fare veramente gains in termini di massa muscolare. Che cosa vuol dire questo? Che in realtà non dovremmo cambiare troppo spesso gli esercizi, in realtà dovremmo mantenerli almeno 3-4 settimane, così che il nostro corpo impara appunto a fare questo neural efficiency, impara a eseguire questo movimento nel modo più efficiente e corretto possibile, ma che poi dovremmo continuare e crescerci e spingere a continuare questo movimento per le prossime 3-4 settimane, anche di più, perché è qui che faremo dei veri gains in termini di massa muscolare, che tutta la forza che acquisiamo non è più dovuto al fatto di imparare il movimento, bensì è dovuto al fatto che stiamo effettivamente costruendo nuova muscle tissue, quindi nuovi muscoli. Questo è per dirvi: quando sentite entrate in palestra e fate ogni tipo di allenamento, ogni tipo di esercizio, oggi fate panca piana, settimana prossima fate un altro perché volete scioccare il sistema, è una bufala ragazzi, perché proprio per questo motivo la cosa importante è saperlo, scegliete un movimento, se arrivate in stallo, tenetelo per 3-4 settimane e continuate a tenerlo per altre 3-4 settimane se volete fare gains in termini di muscolo. Questo è tutto per oggi, fatemi sapere se vi piacciono questi video più, diciamo, informativi, più brevi, più veloci, sono anche più facili per me da fare, che però comunque magari possono istruirvi e possano portare un po' di luce appunto al mondo del fitness scientifico anche qui in Italia. Lasciateci un like se vi è piaciuto, vi apprezzo molto, iscrivetevi ovviamente, lasciatemi un commento sotto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!